Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Mario Power Tennis. Continuano le qualificazioni per il rango senior, per arrivare primi nel rango senior. Dunque, chi tocca da combattere ora? Chi è questo? Secondo rango? Bene! Ora devi qualificarti al secondo rango dopo l'incontro con Vanessa. Bene, bene, bene. Andiamo allora. Sì, giochiamo un incontro per il secondo rango. Dai, oggi si arriva al primo. E magari si sbloccano anche altri minigiochi alla palestra. Minigiochi che servono per potenziare, o meglio, innanzitutto sbloccare i super colpi di attacco, perché ora ne abbiamo solo uno di difesa. Contro Gastone. Bene. Andiamo. Yeah. Allora, per il momento le sfide non sono ancora troppo difficili, però iniziano a essere pesanti. Ecco, tipo lui c'ha il super colpo, no? Ecco, lui c'ha quello forte. Ha un super colpo di attacco, non ha un super colpo difensivo, come il mio. Anche se io non l'ho impostato, ho deciso di non impostarlo perché non mi... non era il caso ancora. Cioè, sì, può essere utile per riprendere la palla, ma non mi piace molto. Anche mi fanno uno o due punti, non è un problema. Davvero. Quindi per il momento lascio così. Eccolo qua. Insomma, non ce la fai Gastone, eh. Sì, sì, vai, vai, vai. Certo è però che se si risponde ad un super colpo con un altro super colpo, l'effetto del super colpo che batte, o meglio, che ribatte, ha più efficacia per qualche motivo. È tipo un po' come Captain Tsubasa o Holly e Benji, se preferite, che uno dei tiri speciali diventa più forte se colpito da un altro tiro speciale. Vabbè, ovviamente nell'anime, nel gioco non lo so perché i giochi di Captain Tsubasa sono strani. Ne ho giocato solo uno per DS ed era tremendamente facile. Ed era giapponese, tanto per cambiare. Quindi alla fine... insomma, non so quanto possa essere valido, ma... era bellino, ma... era fine a se stesso. Rigiocabilità pari a zero, comunque. Ok, gioco è partita, dai! Vinciamo anche questa, poi ne vinciamo un'altra e abbiamo fatto. Dai, yeah! Oh no, l'ha presa! No, buono! Ok, questo scambio è stato piuttosto veloce. Questo scambio di battute, quindi... insomma, carichi per l'ultimo round e ci siamo. Vai, partita e ce la facciamo. Poi sfideremo il rango 1. O rango primo, eh. Mi fa strano dire rango primo. Suona molto male. Però il gioco così li chiama. Dai. Presa. Dai. Andiamo. Oi oi. Eccolo. No, la parata. Aiuto. Ah. Mannaggia, presa. Sì, potevo sbloccarmi con L, ma non l'ho fatto. Praticamente L interrompe l'azione che stai eseguendo, in questo caso il colpo che stai caricando, e puoi fare... puoi provare a bloccare la palla. Uioioi. Tosta, tosta. E Gastone è disponibile tra i personaggi giocabili. Sì, nelle sfide magari contro i tuoi amici o nelle partite così da esibizione. Già, non voglio star qui a lagnarmi, tornerò presto al lavoro. Bravo, così ti vogliamo. La sconfitta ha aperto gli occhi a Gastone sulle tue potenzialità. La prossima volta sarà duro a batterlo. E io non mi preoccupo, piuttosto ora mi preoccupo per il primo. Daphne gioca nei professionisti, perciò preparati ad un gioco diverso dal solito. Beh, essendo la prima del rank... ah, eccola, va, comparsa come un fantasma.
Sei tu che hai battuto Gastone? Bisogna essere molto forti per sconfiggere uno come Gastone. Ma non credere che ti andrà bene anche con me. Sapevi che ti avrei risposto così, vero? In realtà non mi importa di perdere. Ok. Dopo che mi sono qualificata fra i migliori, gli incontri senior mi annoiano. Wow. Ehi, non fraintendermi, io non ho mica lasciato vincere Gastone. E questo vale anche per te. Cos'hai, te la sei presa? Che vuoi dirmi con quella faccia? Vieni a fare i conti in campo? Io sono pronta, e tu? Mostrami ciò che vali. Va bene. Volete giocare un incontro per il primo rango? Molto bene. Sgomberate il campo! Vediamo quanto è forte Daphne, dai. Quanto è forte? No, quanto è forte. Oi oi. Signorina, però, io mo non vorrei dire nulla, ma... giocare con gli occhiali da vista in campo? Non è controproducente se una pallonata... se una pallonata, se una palla arriva in faccia. O pallonata è un po' esagerato. Ma signorina, le si vedono le mutandine quando cade a terra, stia attenta! Ma insomma... a parte che mi sembra il personaggio meno... cioè, è troppo pixelato. Che cosa... è... oddio... è meno dettagliato di tutti per il momento. Vabbè, signorina, faccia lei. Io non posso dirle più di tanto quello che deve fare, o no? Perché la vita è la sua, ma... insomma, stia attenta. Oddio, fa anche la giravolta? Ah, certo. Oi, oi, brava! Sì, ma non si salti troppo, che dopo io mi arrabbio qui. Dopo faccio le cannonate. Yeah. Ok, questa me la sono cercata. Sempre di lava. Stia ben attenta, signorina Daphne. Dai, con sto tiro tu. Eccolo qua. Eh sì, è ora di mettersi su per tiri, amici miei. Penso proprio che sia arrivato il momento con tutta questa gente che fa sto bel gioco. Poi questo super colpo è un po' infido perché ti fa girare come una trottola e ti fa perdere un po' il controllo del personaggio. Oi oi. No! Mamma mia. Cavoli, lei è forte. Ok. Vai. Lì ho dovuto sbloccare l'azione, come ho detto prima, no? Col pulsante L ti sblocca l'azione e puoi fare magari qualcos'altro per salvare la palla. Cavoli però, che seccatura quando non si conclude nulla. Oh, allora. Sì, vabbè, allora. Che cos'è Speedy Gonzales? Ha fatto? Oh. Con lei mi sa che il gioco sotto rete è la scelta migliore. Eccolo. Certo. Dove vado? Dove sono andato? Da tutt'altra parte. Ma che è successo? Ok, pare che il gioco sotto rete sia la sua debolezza. Eh sì. Più sto vicino, più lei si imbroglia. Ottimo.
Ok, oh, sono un attimo sbilanciato troppo di là. Ai. Grande. Ora. Vai. Eccolo. Oi oi. Accidenti, Daffre, sei forte. Ma devo batterti se voglio arrivare fra i migliori. No. A parte il fatto, sapete cosa, lei è davvero veloce. Più che altro. Non è tanto la forza quanto la velocità. Ok. Dai, non possiamo andare in parità. Se andiamo in parità è un casino, perché bisogna fare altri due punti per vincere. Grande. Grande. Si sale di livello. Yeah. Velocità aumento e colpo, vai. Eccola qui. A meno che questi non siano occhiali sportivi, ma mi sembrano più da lettura. Oh, è fatta. Benché ti avessi detto che non mi importava perdere, ammetto che la sconfitta è sempre amara. Te la sei presa? No. La cosa più dura è digerire che ho perso il mio rango. Ci rivedremo tra i professionisti. Vedrai che mi qualificherò presto e allora ti batterò. Ok, ci rivedremo tra i professionisti, allora. Daffre è una delle meno forti tra i professionisti, ma non ha ancora rivelato il suo effettivo potenziale. Ma grazie a te cambierà molto e diventerà certamente più forte. E tu credi che potrai ottenere buoni risultati nei professionisti? Beh, certo. È fiducente, eh? E pensare che Daffre non è ancora salita nemmeno di un rango. Ecco la medaglia. Congratulazioni, Max. Top. A questo punto c'è una cosa che devo fare prima di concludere il tutto. Ecco, ci danno un po' di libertà di movimento. Andiamo a fare qui ai campi di allenamento. Chi è? Oh? Non ho fatto neanche in tempo a leggere quello che diceva. La maggior parte dei giocatori trascura l'allenamento in questo campo. Chi segue seriamente le lezioni migliora molto nel gioco. Sei qui da poco? Ma no. Ah sì, è per questo che ora ricordo. Lei fa paura. Se non sbaglio sei Max. Ci siamo visti anche al campo prima, al centro di allenamento. Come immaginavo, sei Max. Devi assolutamente seguire le lezioni. È una grande forza di volontà, ma poca tecnica. Se avessi avuto buona tecnica d'allenamento speciale sarebbe stato più semplice. Non te la prendere, non è altro che la verità. Di solito non lo faccio, ma visto che sei tu ti farò visitare il campo. Non c'è problema, in questo momento non ho molto da fare. Ma sei una maestra, che ti fa qui in giro? Cioè, una maestra che non ha niente da fare durante il giorno? Sospetto. Veramente io volevo fare altro, signorina. C'era un'altra cosa che volevo fare. No, mi lasci stare, per favore. Terminator, abbiamo qui. Questo è il campo di battuta in cui viene insegnata la tecnica del servizio. Forse qualcuno ci potrebbe fare una dimostrazione? No, eh? Pare che non ci sia nessuno disponibile. Allenatore, la faccia lei allora. Neanche una piccola dimostrazione del servizio. Che ridicoli. Questo è buono. Spiacente, Clara, ma non è possibile fare una dimostrazione. Non importa.
Bisognerebbe sempre mettere in pratica quello che si sta imparando. Alla prossima! Va bene. Mi pare giusto. E qui che si fa? Questo è il campo dei colpi. Qui si insegna sia la teoria che la pratica delle nuove tecniche. Che cosa fai, Clara? Faccio da guida per la visita del campo di allenamento. Hai il tempo di farlo. Hai ragione, è ora che torni sul campo da gioco. Ah, e allora finisce qui la visita, vero? Mi sono allontanata dalla mia posizione e ho perso un po' di tempo in chiacchiere. Credo che tu abbia capito dove si trova il campo. Beh sì, ci sono venuto. Devi imparare a giocare sotto rete, ti sarà molto utile. A presto, Max, quindi tu insegni a giocare sotto rete? Molto interessante, molto divertente, ma prima devo fare una cosa. Allora, qui sembra che non ci sia nulla, no? E invece... attenzione. Qui si fa un esercizio sulla battuta, vuoi sapere cosa si dice a proposito di questo allenamento? Sembra che una divinità appaia ogni volta che si fa questo esercizio e ricompensi chi fa questi colpi. Incredibile, vero? Non è che una leggenda. Sì. Ecco qua, si è liberato il posto. Non avvicinarsi allo stagno, neppure se dovesse caderci dentro la racchetta durante l'allenamento. Max vuole proprio fare questo esercizio. Premi il pulsante A più veloce che puoi nei prossimi 10 secondi. Questa è una mezza verità. Sì, devi premere il pulsante A più veloce che puoi, 100 volte per la precisione, almeno. In realtà si può anche premere B. Non è relegato solo al pulsante A. Ma questa è una cosa che il gioco non ti dice. L'ho scoperto per puro caso facendo dei tentativi. E ho visto che andava più veloce. Eccolo qua. Fatto. Mi piace meravigliare la gente. Tu sei proprio una persona che dà sempre il meglio di sé. Ho un piccolo pensiero per te che dai sempre il massimo. Dai, accettalo. Beh, ragazzi, funghetto è tanta roba, eh. La dea della vittoria sorride sempre a quelli come te che ce la mettono tutta. E si può riprovare a farlo, questo minigioco, ma... non serve a nulla, a dire il vero. Non mi ricordo se si può provare a fare una specie di record, magari. Ecco qua, ho fatto il mio record, ma non serve a molto in realtà. Una volta che hai fatto la prima volta è fatta. Finita. Magari nel prossimo episodio vado a potenziare i super colpi, o meglio a sbloccare il primo super colpo potente. E poi magari nel prossimo iniziamo tra i professionisti, magari facciamo anche qualche partita al campo di allenamento. Ad ogni modo, per questo video è tutto, amici, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!